Oggi spacchettamento a tema. Cosa significa? Nel precedente episodio siamo stati veramente molto fortunati con le bustine di Sole e Luna e quindi oggi apriremo solo quest'ultime. 100 bustine di tutte le espansioni di Sole e Luna qui su Pokémon Gioco di Carte Collezionabili online. Ben 65 di legami inossidabili alla ricerca ovviamente del Charizard Hyper. Lo troveremo? Resta con me fino a fine video per scoprirlo. E lascia un bel pollicione lì in su se per il prossimo episodio vuoi 300 bustine su GDC online. Inizieremo dalla prima espansione fino ad arrivare all'ultima, ovvero legami inossidabili. Vai Sole e Luna ragazzi, vediamo di trovare qualcosa di carino. Ultimamente siamo stati molto molto fortunati con Sole e Luna e quindi magari possiamo trovare anche qualcosa. Nel precedente episodio abbiamo trovato un sacco, ma veramente un sacco di Tapu Lele. È cosa da non credere, mi avete scritto che sono stato non fortunato di più, anche se effettivamente i Tapu Lele non sono più giocati come una volta, ma comunque sono sempre Tapu Lele. Abbiamo altri pacchetti di guardiani nascenti e chissà se troveremo un altro Tapu Lele. Ormai ragazzi devo fare la collezione. Tapu Lele è diventato il nuovo Audino e abbiamo un Palossand. Ragazzi, ci è andata molto male con l'espansione Sole e Luna, ma andiamoci di guardiani nascenti ed è qui che possiamo trovare il nostro Tapu Lele. Ah sì, non vedo l'ora! Questa volta ragazzi sono carichissimo perché ho ben 65 bustine e voi capite che in 65 bustine possiamo trovare veramente di tutto. Io però voglio quel dannato Charizard. E con questo ragazzi capisco che oggi non è un giorno bello, già l'ho capito. No, seriamente, siamo stati veramente troppo fortunati con l'ultimo spacchettamento. Non può andarmi meglio, no? Guardiani nascenti ancora! Vediamo se troviamo qualcosa qui. Un Lilligant. Dai, Sole e Luna ci è andata male. Non mi dire che anche i guardiani nascenti, non mi farà arrabbiare, che oggi era un giorno felice, fino adesso. Dai, nemmeno una GX ancora, in più di 10 bustine. Oggi volevo fare uno spacchettamento a tema Sole e Luna, ma di questo passo dovrò rinunciare, immagino. Sole e Luna niente, guardiani nascenti niente, proviamo di ombre infuocate allora. Già oggi prevedo di bestemmiare tanto, già lo so. Vai, un Butterfree. Dai, tanto lo sappiamo che tra poco le troviamo. Sì, eccolo ragazzi. La prima carta di oggi è un Oho GX. Ovviamente vi chiedo di contarle per me e poi scrivermi nei commenti quante ne abbiamo trovate in questo episodio. Mi pare che nel precedente ne abbiamo trovate più di 40, quindi ci è andata anche bene su 200 bustine. Vediamo quante ne riusciamo a trovare in 100. Abbiamo veramente tantissime carte ancora che ci mancano su questo gioco e un Azumarill. Continuiamo con l'ultima bustina di ombre infuocate. Dai, un Marshadow Hyper, me lo fai trovare? C'è da dire ragazzi che io comunque ho aperto più di 500 bustine nell'arco di 3 settimane. Avete visto tutti i video. E di Hyper ne ho trovate tipo 2. Non riesco a trovarle Hyper su questo gioco. Sembrano veramente rare. Cioè più rare delle fuoriserie. Perché una fuoriserie Gold la trovo molto più facilmente. Basta pensare che nel precedente episodio ne ho trovate 2. Vai, iridescenti. Nulla. Ultimo pacchetto di iridescenti ragazzi, ne avevo soltanto 2. Vediamo un po'. E un Raikou olografico. Il punto è che qua io poi ho 65 bustine di legami inossidabili. Se non trovo niente qua probabilmente troverò tutto dopo. Ed è quello che spero, perché in 65 bustine spero di trovare i Charizard. Almeno 2 ragazzi, veramente. Così almeno mi rifaccio un po' di pacchetti e magari posso anche crearmi il mazzo. Io ragazzi sto aspettando tantissimo di farmi il mazzo di Charizard, però a questo punto devo solo aspettare. E abbiamo un boom Dialga GX. Mangia tutte carte ragazzi che non mi servono. Mi serve qualcosa di forte, dai. Anche perché ne sto buttando di codici, se continuo così ragazzi non so se arrivo a fine estate. Cerchio creatura. Devo farci tutta l'estate a spacchettare ogni sabato dai 100-200 pacchetti, ve l'ho promesso. Quindi, devo anch'io giocarmela d'astuzia. Pangoro, niente, andiamo avanti. Poi so che questi video comunque vi rilassano parecchio. Io ancora non mi sono alterato oggi, quindi vi risparmio la lamentela. Però che devo fare ragazzi, quando incomincio a non trovare nulla io mi innervosisco, Ma penso chiunque su 500 codici si innervosisca se non trova niente, no? Dai Sole e Luna, dai che ci ho investito su di te, E dai, ragazzi, uno Xerneas GX Full Art. Una carta novità che non avevo mai trovato, quindi sono contento. È la prima Full Art di oggi. Oh, sì, così si fa. Gli amici di Tempesta Astrale. Allora, Tempesta Astrale è un set che ha tantissime ristampe, ha un sacco di carte molto carine, quindi speriamo bene di trovare qualcosa. Olè, un Wailord. Mentre spacchetto, vi dico che ieri ho vinto un'asta su eBay e mi sono aggiudicato un pacchetto della Neo Genesis prima edizione in inglese. Il pacco mi dovrebbe arrivare comunque a breve, comunque mi sono aggiudicato l'asta sui circa 90 euro, quando il reale valore del pacchetto... Oh mio Dio!
Questo è oro. È oro vero, ragazzi, questo, eh. Comunque, stavo dicendo, il reale valore del pacchetto è sui $250. Io, ragazzi, me lo sono aggiudicato a 90 e ci farò sicuramente il video per farvelo vedere. Comunque, Ninetales, stavo dicendo, è veramente top del top. Perché, ragazzi, questa è una carta che si può vendere veramente easy. È una carta che, se scambiata, vi dà anche tantissima, veramente tantissimi pacchetti. E sono sicuro che questa sarà una grandissima carta da aggiungere alla mia collezione qui su GGC Online. Io comunque non so perché, quando inizio i discorsi, incomincio a parlare, il gioco mi deve sempre interrompere, no? Cioè, magari ci sono 20 pacchetti dove non trovo nulla e sto zitto, non vi racconto nulla. Appena incomincio a raccontare qualcosa, mi fa trovare il mondo. Come nello scorso episodio, no? Quando vi stavo raccontando quella storia, ho incominciato a trovare tutto e non riuscivo a finire il discorso. Comunque, andiamo avanti, vai! Ora vedi, ora non mi fa trovare più niente perché non sto dicendo nulla. E vedi, appena inizio a raccontarvi qualcosa, poi si sveglia il gioco, no? Dai, gioco di squadra, via! Vediamo un po'. Per ora non c'è male. Comunque, un Ninetales è sicuramente meglio di 5-6 carte GX a caso. E ora non ci resta che spacchettare legami inossidabili. Per ora di legami inossidabili ho spacchettato circa un 200 pacchetti. Questi sono altri 65, quindi incrociamo le dita e speriamo di trovare questo Charizard. Anche perché, ragazzi, avere 65 pacchetti equivale quasi a 2 box. Oh sì! Sì, 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 sì! Finalmente l'ho trovato! Finalmente l'ho trovato! Bello, 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 bello. Sono contento. Per me va bene anche così. Anche perché è una carta che si può scambiare molto facilmente. E per oggi, ragazzi, veramente poche carte, ma buone, eh. Bello. Peccato non averlo trovato Hyper. Ma là, ragazzi, sono veramente soldi, eh. Là sì. Vabbè. Ma là ci deve andare di culo. Doctrio di Alola. Mannaggia il Charizard, beccarlo così. Tanta, tanta roba. Sono veramente contento. Dai, Charizard is the new Tapulele. Please. Best Balloon. Ovviamente io, ragazzi, sto cercando la Hyper, non tanto quel Charizard. Però magari Reshiram e Charizard Hyper sarebbe la carta più top che si può trovare in questo set. Una carta che mi piacerebbe trovare è ovviamente la saldatrice allenatore fuori serie. Allenatrice in questo caso, però vabbè. Oh sì, Mac e Mac di Alola GX. Bella, bella, bella questa carta. Una carta che mi mancava e quindi siamo già a 2 carte che mi mancano di questo set. Una carta non troppo buona, però comunque. Vai! Un Spiritomb. E tra l'altro con questi Koffing si può fare un mazzo veramente carino. Andiamo avanti. Io comunque, ragazzi, su GGC Online gioco, ma non vi porto ovviamente i video, ma arriveranno. Mi sto allenando per bene per poi portarvi dei super mazzi, quindi tenetevi forte. Anche perché sto spacchettando tantissimo, anche per accumulare tutte le carte che mi servono per i vari mazzi. Sandslash. Quindi sicuramente a luglio vedrete la serie di gioco di carte collezionabili online. Un ritorno del Road to Champions, che vi è piaciuta tanto come serie. Aggron. Un'altra carta che mi piacerebbe trovare in questa espansione è sicuramente rosso, ma non lo troverò mai, vero? E anche magari il Deden. Deden che possiamo trovarlo in 3 versioni. Ricordo la GX, la Full Art e la Hyper. Noi l'abbiamo già trovato in versione GX normale, come appunto il Charizard. Sarebbe top trovarlo in versione Hyper. Invece in Real, quando ho fatto lo spacchettamento sul canale, l'abbiamo trovato, ragazzi, Full Art, nel mio primissimo box. Poi, invece di portarvi 2 box come vi avevo promesso, ho iniziato a fare un box e tutti i pacchetti sciolti, fino ad arrivare a 36. A breve arriverà nuovamente uno spacchettamento da 6-7 bustine comprate in giornalai diversi. Nell'ultimo abbiamo trovato 5 GX di fila o qualcosa di simile. Comunque una rara al pacchetto. Comunque mi piace raccontarvi qualcosina mentre faccio questi video, ragazzi, che mi rilassano particolarmente. GGC è un gioco che mi metto qua a spacchettare, mi fa passare comunque una bella mezz'oretta. A volte mi fa anche sclerare, ma tante volte mi rende orgoglioso. Per esempio, trovare quel Charizard è stata una bella botta di sedere, ecco. Però magari l'Hyper, vero? Ecco, questa, ragazzi, devo trovare. Sfida di rosso, ma in versione fuori serie, ovviamente. Ci sono anche tante belle fuori serie che però non troverò. Per esempio, adesso, ragazzi, non sto trovando nulla e mi stanno girando un po' le scatole. Speriamo di trovare qualcosa di decente in questo. Oh, sì! Tutte le volte che giro questo pacchetto, mi immagino Charizard e Reshiram alleati. Tra l'altro, questa è una carta che avevo già trovato nel precedente episodio. 2 episodi fa l'avevo già trovata questa Hyper. Cioè, trovo solo questa? Cioè, c'è solo questa Hyper in questo set? Una l'ho trovata, una l'ho presa doppia. È incredibile, eh. Veramente, sembra che il gioco lo faccia apposta, eh. Dai, un'altra, fammene trovare un'altra. Oh, baby! Porca miseria, ragazzi. Porca miseria.
miseria. Io quando vedo queste cose diventa surreale il gioco. Dai, un'altra, 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 un'altra. Ti prego, Charizard e Reshiram Hyper. Ti prego, ti prego, ti prego. Vabbè, adesso ragazzi, per altri 20 pacchetti non troverò nulla. Però due Hyper. E pensare che all'inizio episodio ho detto, cavolo, in 500 pacchetti non ho trovato Hyper. Invece questa volta sono stato fortunato. Due Hyper molto carine. GX aliati non male. Meglio sicuramente di trovare il Persian e il Blastoise e il Venomoth. Insomma, le GX non alleati che ci sono in questo set. Niente, andiamo avanti. Oh sì, abbiamo trovato Saldatrice, tanta roba. Come avrete notato, in questi video di GCC Online non c'è un granché di editing, ragazzi. Mi vedete tagliare veramente poco in questi video, ma semplicemente perché sono veramente molto lunghi e questo è il miglior modo per renderli scorrevoli, senza fare chissà quali musiche o chissà quali zoom. Ci sono sempre molti video editati sul mio canale, li vedete tutti i giorni, ma questa è l'unica serie che veramente taglio e basta. Anche perché per registrare questi video, per l'appunto, io ci metto dai 40 ai 50 minuti, anche un'ora. Quando voi, in fin dei conti, quant'è che vedete? Vedete circa 10 minuti? Se sono 100 pacchetti? Se sono 200, non so, vedete 25 minuti e così via? Ma in realtà sono molti di più perché è tutto tagliato. Comunque, mentre parlavo, abbiamo trovato un Gardevoir e Sylveon GX. Tanta tanta roba questa carta. Calcolando che la mia full art di Sylveon e Gardevoir l'ho scambiata per ottenere alcuni pacchetti che sto spacchettando in questo episodio. Crocodile, vai! E andiamo avanti! Ci abbiamo ancora tanti 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 pack, ragazzi. Il Charizard potrebbe essere dietro l'angolo. Ce ne mancano ancora più di 20. E dai, 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 un Lickitung. Licky Licky meglio. Non era Lickitung. Un altro Koffing e Sharpedo. Dai, ti prego, Saldatrice. Ti prego, Saldatrice fuori serie. Mi rifaccio un bel po' di pacchetti, please. O Charizard, uno dei due. Weezing, abbiamo trovato il Weezing. Meno male, anche quello si può scambiare facilmente. Vediamo se c'è altro. Ipno. Due carte, due carte, due carte. Un Crobat olografico. Un altro. Vediamo un po', ragazzi, se c'è qualcosa. Un Sharpedo. Praticamente sto registrando questo video prima della Pokémon Direct, dato che la Pokémon Direct comunque c'è stata 3 giorni fa. E chissà cosa hanno rivelato. Cioè, ragazzi, io vi sto parlando dal futuro proprio. Non lo so. Spero, ragazzi, sinceramente che ci rivelino gli starter e magari anche i leggendari. Ma forse sarebbe troppo. Secondo me, ragazzi, ci potrebbero dire le copertine del gioco con i leggendari. Quello molto probabile. E sicuramente qualche nuovo Pokémon. E io sono felicissimo! Felicissimo! Boom, ragazzi! Ah, siamo a 2. Siamo a 2 su 3. Ora, Charizard lo volevo, Saldatrice la volevo, come terzo ci metto o Sfida di Rosso o Deden, ma Saldatrice, ragazzi, mamma mia, oggi sono veramente fortunatissimo, sono veramente fortunatissimo oggi, non so che dire. Cioè, veramente, ho chiesto la Saldatrice e mi è arrivata subito. Veramente bomba bomba, Ce ne vorrebbe un'altra, ce ne vorrebbe un'altra. Mi rifaccio 40 pacchetti veramente facili. Dato che comunque per la Saldatrice i 20 pacchetti ve li fate sicuri. Sì, Persian GX Bull Art. Comunque, una carta che già avevo di questo set, ma che comunque non fa mai male avere in più. E andiamo avanti con un Poliwrath. Abbiamo ancora un po' di pacchetti, quindi procediamo. Seal, Krabby, Jigglypuff e un Kingler. Evoluzione di Krabby. Dai, su, un'altra Saldatrice, un'altra ne voglio. Oh, un altro Charizard, un'altra Saldatrice, please, poi sono contento, ti prego. Dai, che mi servono per i mazzi. Oh, oddio mio. Io voglio i dannatissimi mazzi, ma non riesco. Oh, Tapso! Questo era veramente inaspettato. È una carta che, sinceramente, non so nemmeno se effettivamente è scambiabile. A fine video, comunque, andiamo in scambio e vediamo un attimo quali carte possiamo scambiare per pacchetti. Giusto per capire quelle che abbiamo trovato. Se valgono qualcosa! Barriera metallica fuori serie! Oggi, veramente, cosa sta succedendo? Doppio allenatore fuori serie full art. Tutte quelle GX. Le Hyper. Raga, ma che sta succedendo? Cioè, raga, ma ci rendiamo conto? Due Hyper, due fuoriserie. Ma che cosa? Wow, 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 wow. E ci mancano solo 8 pacchetti, quindi ormai ci siamo. Ma sono veramente contentissimo. Wow. Dai, ti prego. Ti prego, Sfida di Rosso. 7 pacchetti, Sfida di Rosso o Deden. Mi mancano solo quelli. Oppure il Charizard alla fine, ti prego, mi fai contentissimo. È proprio l'ultima cosa che chiedo. L'ultima, ragazzi, perché ci sta andando veramente di culo oggi. Please, 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 please. Niente. Mettete a paragone questo video con quello che abbiamo fatto 2 episodi fa.
Se vi ricordate, non avevamo trovato nulla in 50 pacchetti. Invece oggi in 65 il mondo, tra cui due Hyper pure. Quindi, ma che volete di più? Wow! Espur è inciampato e si è rotto la gamba. E un Clefable. Ragazzi, abbiamo ancora tre pacchetti. Terz'ultimo. Please, please, incrocio le dita, please, please. Sì! Non ci credo! Non ci credo! Sì, ragazzi! Frederick torna, torna al successo di una volta. Bella! E anche all'ultimo pacchetto la doppia carta che stavo cercando. I Rush e Charizard che ho preso doppiamente questa volta, ragazzi, veramente ci siamo superati, perché stiamo trovando solo le carte migliori di questo set. Solo le migliori, ma ci rendiamo conto? Pure Blastoise! Manca solo Venusaur, che non è in questo set, ma comunque lo troverò nell'ultimo pacchetto. Oggi veramente ultimo pacchetto della giornata, 100 bustine, massima soddisfazione. Sono veramente super 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 contento. Andiamo in Pokémon, cerchiamo il filtro e vediamo un attimo le nostre novità. Oh, queste sono tutte le novità di oggi, ragazzi, ovvero tutte le carte che non avevamo trovato, tra cui appunto i due Charizard e Reshiram, l'Hyper di Marshadow e Machamp, e poi ovviamente la fuoriserie non me l'ha calcolata perché ho impostato io male il filtro. Che dire, sono veramente super super contento. E a questo punto direi di andare in scambio, vedere un attimo cosa riusciamo a fare con quello che ovviamente abbiamo trovato. Quindi ricevo Sole e Luna, legami inossidabili, altra quantità, applica, e questo è tutto quello che possiamo ottenere. Come potete vedere, un solo Charizard mi danno fino a 14 bustine. Figurati per due quante cose posso ottenere. Lo stesso, ragazzi, dovrebbe valere con la saldatrice. Qui ci sono offerte un po' del cavolo, come potete vedere, ma voi state molto attenti a non farvi fregare. Guardate qui quanto ci danno per questo Charizard del Reshiram, e noi ne abbiamo trovati addirittura due. Ma voi vi rendete conto che è una delle carte più richieste di questo set, e noi, ragazzi, l'abbiamo beccata così, a caso, in 65 bustine e ben due? Cioè, oggi è incredibile. Sono veramente troppo troppo contento. Io direi che per questo episodio è veramente tutto. Noi ci vediamo nel prossimo, che ovviamente uscirà il prossimo sabato, perché GGC esce ogni sabato alle ore 14:30 di solito, ma anche la sera alle 19:30, dipende un po' da me, ma di solito esce comunque verso la sera del sabato. Ci vediamo nel prossimo episodio. Appunto, un like, un commento, iscrivetevi al canale. E niente, scrivetemi quante carte rare ho trovato oggi. Wow, cioè, veramente fuori di testa, raga, non mi sono regolato.